Bentrovati con GTFN Weekend, la rassegna delle notizie più importanti della settimana. E come di consueto, qui in studio con noi un ospite che ci aiuterà a commentarle. È la prima volta che viene qui in trasmissione. È una donna, è una giovane attrice che sta avendo molto successo anche nei palcoscenici di tutta Italia. Lei si chiama Alessandra Falci e grazie per essere qui con noi, Alessandra. Grazie a te, grazie a voi. E allora, abbiamo voluto invitare Alessandra Falci perché intanto c'è in scena, è stato dato ieri lo spettacolo con grandissimo successo di pubblico perché tutto esaurito, avete fatto un tutto esaurito. Sei stanca rispetto al lavoro di ieri sera? Abbastanza perché è un lavoro bello tosto, Come si quindi intitola? Non l'ho detto il titolo. professione falsi invalidi. Perfetto. Sono 2 ore e mezza di spettacolo, tutto da ridere, io ero presente in prima fila, ho visto la prima versione e la seconda versione, Sì. quindi posso fare una recensione completa dello spettacolo. Però, nonostante insomma, questo lavoro che già è abbastanza rodato, sarai in scena a breve con uno spettacolo molto importante a Catania con Enrico Guarneri, senza dire che hai lavorato, hai cominciato a fare, diciamo, per quello che si può dire, compagnia con Aldo Rapè, con Giovanna d'Arco, che è tutto un altro stile di spettacolo. Esatto. Raccontaci questa esperienza con Enrico Guarneri, con un grande del teatro siciliano. L'esperienza, vabbè, come al solito è molto emozionante perché lavorare con un maestro di questo calibro è un'esperienza che ti dà tutto, ti forma pure, già solo assistendo alle Ma prove, lui tu. com'è dietro le quinte? O anche sul palcoscenico? Lui È intanto è un rigido? attore molto generoso, quindi non si cela dietro Del maestro. la laurea del maestro che come dire, ti mette da parte, anzi, poi è una persona adorabile perché è un attore buono, molto professionale, un grandissimo professionista, instancabile. Quindi, insomma, Come si intitola lo spettacolo che andrà in scena il 24 a Catania? Come la prima la il fate? 24 debuttiamo a Cani Cattì. Ah. E lo Quindi fate spettacolo. una sorta di prima rodaggio, come si fa di Esatto, solito. saremo a Cani Cattì nella stagione con la direzione artistica di Vincenzo Volo, che è il terzo del. Erano lui, Giovanna Criscuolo, una volta erano Enrico Guarneri, Giovanna Criscuolo e Vincenzo Vincenzo Volo. Poi Volo. sia Giovanna che Vincenzo fanno anche lavori da Sì, soli, fanno spettacoli da fanno soli, altro, però il sì. trio era Era loro. loro, tutto è partito da. Sì, erano loro tre, grandissimi, tutti e Hanno fatto ridere tre. per tanti anni, Ah, sì. sì, assolutamente. E quindi saremo in scena, saremo il grandissimo Enrico, Come si chiama lo spettacolo? i grandi E i maestri grandi maestri. per la regia di Turi Turi Giordano, Giordano. che è un regista molto, molto importante. Sì. Come mai una ragazza giovane, bella e di ottime speranze a un certo punto decide di fare l'attrice e decide di restare in Sicilia e di fare per lo più la caratterista? Un po' una follia vista da tanti punti di vista, perché quando io ho avuto l'aberrazione proprio per il teatro, ho detto no, la mia vita è questa. Io ho lasciato l'università a pochissime materie Dalla dalla laurea. laurea, perché quello che mi dà il teatro non me lo dà nient'altro. Quindi, come mai? Come mai? Perché non puoi fare altrimenti. Secondo me è questa l'unica C'è spiegazione. ancora quella cosa che si chiama fuoco sacro? C'è ancora chi ce l'ha? Non lo so, io non so se l'ho Ce l'ho. avuto o ce l'ho ancora, ma sicuramente è una scelta. Restare nella nostra terra è una scelta coraggiosa per qualunque mestiere, e nel nostro ancor di più, perché. Cioè, devi cioè è tutto autonomo, Autofinanziarti. autofinanziarti, autoprodurti per poter raggiungere
qualcosa. La cosa bella è che in questa follia, mia follia, ho incontrato una persona più folle di me, che è Michele Privitera, il mio collega di Ecco, la coppia sempre. siete voi, rispetto a Enrico Esatto. Guarneri, e voi siete la fate ditta, Sì. ecco. Abbiamo incontrato nel nostro percorso un altro folle che è Sandro Rossino, per cui è nato questo trio, il Triangolo No Trio, che poi è un trio teatrale, ma è anche un trio di produzione, per cui anche Professione Falsi Invalidi, con cui abbiamo aperto le porte del trio ad altri attori, perché è un lavoro allargato, siamo sette in scena. Li nominiamo tutti, ci proviamo Esatto, così facciamo sì, anche. senza dubbio. Allora, vabbè, siamo io, Michele Privitera, Sandro Rossino, quindi il trio è stato detto, e poi c'è Roberto Gallà, Angelino Parano, Adriana Tuzzeo, Ivan Passanisi. Scordo qualcuno? Credo No, di no. tre, Roberto Gallà, Adriana Sì, Tuzzeo, Ivan tutti, e tutti. Angelo, li ho detti tutti, Li siamo detti. sette in scena. Per cui, E nello insomma, spettacolo tu fai tre personaggi, che sì, io sono faccio tre personaggi, divertenti. faccio Marcellina, che può essere considerata, diciamo, una donna, non anticipiamo nulla, poi faccio una cameriera ucraina e Simpaticissima la poi l'altro matrioska. personaggio. E poi un altro personaggio che non parla, però Sì, diciamo, emette mugugna. dei suoni, ecco, però si fa comprendere. Che stranamente rispetto poi al personaggio principale che è Marcellina, che parla tanto in scena, Sì. è quello che si tira più applausi, il muto, Sì, perché fa cose sì, è simpatiche, una scheggia sul palco. impazzita. Allora, noi allora guardiamo il primo blocco dei servizi e poi continuiamo a commentare e ci racconti anche qualche cosa di te. Quindi il primo blocco dei servizi e poi torniamo in scena. In onda, vedi il teatro e poi torniamo in onda. Dopo 10 anni a Caltanissetta ed una lunga carriera in magistratura, va in pensione il procuratore generale della Repubblica Sergio Lari. Ha salutato colleghi, istituzioni civili e militari e tutti coloro i quali hanno collaborato con lui in una cerimonia a Palazzo di Giustizia. Quindi io me ne vado da questo ufficio dicendo grazie a tutti coloro che hanno creduto nelle mie possibilità e mi hanno collaborato lealmente, perché senza di loro questi risultati non ci sarebbero stati. Spero soltanto di essere riuscito a migliorare la qualità della vita della Sicilia, soprattutto della popolazione di questo distretto a cui sono molto legato. Credo di poter dire che il bilancio è positivo, credo che la popolazione della provincia di Caltanissetta di Siena non sia la stessa oggi di quella che io ho trovato 10 anni fa. Abbiamo arrestato capi provincia, sono stati eliminati pericolosi delinquenti di tutti i tipi e di tutti i generi. Se dovessi elencare i reati di cui mi sono occupato, dovrei prendere il codice in mano e cominciarlo a leggere. Non intendo farlo. Posso dire soltanto che i risultati, secondo il mio modesto avviso, ci sono stati. Quindi, se volgo indietro lo sguardo, mi autoassolvo, diciamo così, e quindi posso affrontare la nuova vita da pensionato con animo sereno, pensando di potermi dedicare alla mia famiglia e, perché no, magari organizzare qualche viaggio, visto che prima ho dovuto pensare perfino alle ferie che mi spettavano per dedicarmi al lavoro. Il momento più brutto e il momento più bello di questa sua lunga carriera. Beh, guardi, i momenti più belli sono stati quando sentivo pronunciare le sentenze di condanna di tutti i boss mafiosi che portavamo alla sbarra, pensando di aver fatto giustizia e di aver dato un risarcimento ai familiari delle vittime di quei tremendi delitti. Momenti più brutti quando i certi risultati che ci eravamo prefissi non sono stati raggiunti. Evidentemente nessuno è perfetto, però ci consoliamo pensando che anche gli errori commessi, perché tutti li commettiamo, sono stati sempre commessi in perfetta buona fede. Numerosi gli interventi dei colleghi nei quali hanno ripercorso assieme il lavoro svolto ed hanno sottolineato le doti morali e civili di un magistrato che per quasi 20 anni ha cercato la verità sulle stragi. Primo intervento, quello che ha aperto i lavori, della Presidente della Corte d'Appello Maria Grazia Vagliasindi, visibilmente commossa.
Insegnare la libertà a scuola, proposte educative per rendere impensabile la violenza maschile sulle donne. Questo è il titolo del libro presentato nella sala Melvin Jones della Biblioteca Scarabelli di Caltanissetta. Un incontro con la città voluto dalla Consulta femminile e dalla Consulta della scuola e dell'educazione per affrontare la questione dal punto di vista culturale, proponendo una riflessione che ponga l'attenzione sull'aspetto educativo e pedagogico. Il libro è il risultato di un ampio progetto che ha previsto anche un corso di formazione per docenti, che ha visto il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e della Biblioteca delle Donne, Centro di Consulenza Legale UDI Palermo. Sono un po' turbata dai recentissimi fatti di cronaca. Uno degli ultimi, il carabiniere che ha ferito mortalmente la moglie e ha ucciso le sue figlie di 14 e 8 anni dopo si è suicidato. Ecco di cosa parliamo, ecco cosa dobbiamo combattere, la violenza degli uomini, non di tutti naturalmente, di alcuni uomini sulle donne che pensano ancora essere loro esclusiva proprietà. L'unico modo possibile per combattere la violenza degli uomini sulle donne è lavorare con le giovani generazioni e lavorare nelle scuole. Il libro che presentiamo è la somma di un lavoro triennale che è stato fatto in molti posti della Sicilia e che noi vorremmo replicare, anche se Caltanissetta non è nuova a questo tipo di progetti. Già da tempo il coordinamento contro la violenza di genere lavora da alcuni anni già in questa direzione. Si è costituito il nodo contro la violenza di genere, è stato firmato in prefettura il protocollo, è tempo di agire, continuare a far meglio. Le consulte che hanno come coordinatrici delle donne hanno deciso per quanto possibile di lavorare insieme, nello specifico violenza contro le donne ed educazione nelle scuole. Le due consulte, diciamo, deputate erano proprio la consulta femminile e la consulta scuola ed educazione con la coordinatrice Pignatone. Perché se si lavora insieme, si mettono insieme le risorse e le energie di ciascuno, che in questo modo si moltiplicano, al contrario di quando invece si lavora da soli e queste energie si dividono. Faccio parte del gruppo di pedagogia della differenza dell'UDI Palermo, è un gruppo che è nato alla fine degli anni Ottanta, è un gruppo di insegnanti e abbiamo sempre lavorato nelle scuole per portare nelle scuole la differenza. Noi ancora l'impianto, diciamo, del patrimonio culturale che si trasmette nelle scuole è l'impianto tradizionale, patriarcale, maschilista. E noi pensiamo che abbia molto a che fare questo impianto, sia responsabile della violenza contro le donne. Occorre quindi, noi siamo molto convinte di questo, essendo insegnanti, fra l'altro conosciamo bene la scuola, che bisogna soprattutto lavorare a scuola se vogliamo davvero sconfiggere la violenza contro le donne. Non è infatti un fenomeno emergenziale, è un fenomeno strutturale, trasversale a tutta la società. Il 27 marzo alle 18 sarà conferita dal sindaco la cittadinanza onoraria al cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, che ha origini nissene da parte di padre. Infatti in città vivono alcuni suoi congiunti, le zie, le cugine e fino allo scorso anno anche la nonna paterna. La delibera con la quale la giunta prenderà ufficialmente la decisione sarà approvata domani in giunta. Ancora non è stata ufficializzata la notizia, come da accordi presi col cantante, perché non è stata individuata la location. Tra le più papabili il resto del Teatro Rosso di San Secondo. Torna a Caltanissetta venerdì 2 marzo alle 21 sul palco del Teatro Rosso di San Secondo la commedia brillante Professione Falsi Invalidi, portata in scena dal Triangolo No Trio. Uno spettacolo di due ore tra risate e divertimento che, dopo il successo dello scorso anno, tornerà ad affrontare un argomento attuale come quello dei falsi invalidi scoperti dall'INPS, che per anni sono riusciti tramite imbrogli ad eludere i controlli e a percepire una pensione di invalidità, così come è avvenuto a casa di Leo, uno dei protagonisti della commedia. Se è un finto invalido, si aggiunge poi una sorella zitella e avara, un cugino divorziato che vive nella loro casa e sogna di diventare un autore teatrale, un muratore soprannominato Spider-Man che, approfittando dell'amore che l'avara sorella ha per lui, mangia sbafo e altri personaggi stravaganti, il divertimento è assicurato.
Attualissimo, direi. Poi sottovalutazioni, più puntuale di preciso. Così. Infatti non abbiamo aspettato proprio il periodo. Dico, a parlare e parla. Ah, scusa, no, mi faccio il muto, faccio il balletto. A guardia del corpo. Sì, sì, ritorniamo giorno 2, venerdì, a Caltanissetta, al Teatro Rosso di San Secondo. Esattamente un anno dopo il debutto cittadino abbiamo deciso di riproporre questo spettacolo, devo dire, molto riuscito. Sta girando tutta la Sicilia, è entrato in una circuitazione regionale di alto livello, insomma abbiamo il piacere e l'onore di essere in cartelloni che vedono la presenza di attori come Michele Placido, Enrico Guarneri, eccetera eccetera, quindi insomma uno spettacolo ben fatto, riuscito appunto, che lo scorso anno ha fatto il tutto esaurito a Caltanissetta e in molti ci hanno richiesto di rimetterlo su e di rifarlo, e così mentre siamo in giro per la Sicilia abbiamo deciso di fare tappa nuovamente a Caltanissetta e accontentare chi non ha visto lo spettacolo, anche se devo dire dalle prenotazioni che sono arrivate ad oggi ci sono moltissime persone che hanno visto lo spettacolo che vengono a rivederlo. Noi abbiamo un po' col tempo visto quali sono le reazioni del pubblico, invitiamo tutti a portare il cronometro perché ci sarà una risata ogni 30 secondi. Anche di meno. Anche, però non lo dico, ogni 30 secondi. Se così non dovesse essere, restituiamo i biglietti, i soldi, restituisce Roberto. Noi qua ce li ho tutti qua dentro. Vi aspettiamo. Ha parlato dell'importanza del dialetto, del suo uso e delle tradizioni. Lo scrittore Enzo Russo, nativo di Mazzarino, e vive da molto tempo a Monza, conosciuto ai più per i libri dedicati alla mafia, e sulla Sicilia, invitato dalla Ede al liceo scientifico, ha tenuto ad una platea di docenti una vera e propria lezione. Il senso del dialetto nel terzo millennio, una lingua da salvare, questo è il titolo dell'incontro. Studiare le parole del dialetto diventa anche divertente, ha ribadito lo scrittore, perché si scoprono le nostre radici, perché la lingua è cultura e chi la rinnega vuol dire che rinnega la Sicilia. Ha evidenziato agli insegnanti presenti le difficoltà di trasmissione del valore del dialetto ai giovani nel 2018 e li ha comunque incitati a provarci. Ogni tanto quando si parla di scattare la parola dialettale, si dice che peccato, però bisognerebbe raccogliere queste parole che si perdono. E siamo andati avanti per 20 anni. Visto che in 20 anni nessuno si decideva a farlo, l'ho fatto io, frugando prima nella memoria e poi cominciando a consultarmi con persone. Poi andavo per esempio da un fabbro, da un falegname, da un macellaio, dicevo come si chiama questo, gli strumenti, e molti si ricordavano di come li chiamava il loro papà. Poi a volte venivano fuori così, a poco mi ci sono appassionato perché mi sono reso conto che era veramente un modo per salvare un pezzo della nostra cultura che altrimenti sarebbe stata non solo dimenticata, che già è grave, disprezzata. Prendiamo spunto da alcuni servizi che abbiamo visto proprio per raccontarti come donna, come attrice, come professionista. Tu scegli sempre dei ruoli da caratterista, quindi quella brutta che fa ridere, e la maggior parte delle volte lo fai in dialetto, quindi c'è anche la tua condizione di donna che si deve imbruttire, ma non credo che ti venga difficile, nel senso che poi non subisci un trauma quando ti imbruttisci, forse ti diverti pure. E poi c'è anche la scelta del dialetto, quindi come l'impatto col dialetto, com'è? Allora, per me il dialetto è una cosa fondamentale, perché anche parlando il dialetto si può essere puliti comunque. È fondamentale perché il teatro che noi portiamo avanti nasce a Catania, nasce dal dialetto appunto. Dalle nostre radici. Dalle nostre radici, per cui alcuni testi sarebbe come snaturarli portandoli in lingua o soltanto in lingua. Però voi scrivete, tu sei una che scrive, tu scrivi anche in dialetto. Quando scrivi le parti. Anche, sì, perché alcuni termini sono intraducibili, alcuni effetti si possono, comici, oltre che dettati dai tempi comici, sono dettati dalla nostra cadenza, da alcune parole specifiche che
se non le dici in quel modo non avrebbero lo stesso effetto. Abbiamo parlato anche di condizione della donna, un libro che parla della condizione della donna in questo periodo, si è tanto parlato di violenza sulle donne e quant'altro. Assodato, sei una bella donna, sei un'attrice, ti è capitato di ricevere delle avance per avere in cambio una parte? Allora, intanto ti ringrazio per il bella donna, perché vabbè, tu sai che non è un ci tengo, anzi un po' mi impressiono quando lo sento dire, però no, non mi è mai successo di ricevere delle avance in cambio, cioè per avere in cambio una parte. Delle avance sì, ma non per avere, venisse utilizzata la merce di scambio lavoro parte. Questo no, forse sono fortunata senza dubbio, perché poi il mondo non solo dello spettacolo, ma in particolar modo quello dello spettacolo, purtroppo, dati anche gli ultimi exploit che ci sono stati, sono pieni di questi raggiri, queste forme di minaccia, perché sono delle vere e proprie violenze psicologiche. Esatto. Invece a un certo punto poi tu dal comico, dal farsesco, sei passata al teatro impegnato. È stato probabilmente il salto di qualità dal punto di vista professionale, ed hai cominciato a lavorare con Aldo Rapè e avete messo in scena Giovanna d'Arco e state girando tutta l'Italia con Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco è un lavoro serio, introspettivo, fortemente filosofico e anche morale. Come ti sei trovata a lavorare sulla scena con altre donne, perché siete tutte donne, sì, e poi a studiare questo personaggio così importante, perché in fondo siete un po' tutte Giovanna, sì, dentro. C'è un po' di Giovanna in ognuno di noi. E all'inizio sono rimasta un po' attonita, perché io voglio fare il teatro comico, questo sia chiaro, perché è quello che mi dà più stimoli, dove io mi realizzo, perché racconto. Hai preso anche tanti premi per il teatro comico. Sì. Sì, perché a me piace raccontare la situazione della donna, di tutte le donne che ho interpretato, che poi vanno dalla più, come dire, chic a quella dei bassi fondi. Ma tutte raccontate con un filo di umanità, anzi no, un'umanità preponderante, sempre il filo di ironia, cioè non ho mai fatto ridere umiliando i personaggi, ma i personaggi erano sempre la forza alla fine, questa umanità che era la forza del personaggio, di far venire fuori. Questa cosa mi permetteva, mentre all'inizio un po' il pubblico rimane, perché dice sei uscita col vestitino, ora fammi pure ridere, no? C'è questo atteggiamento di sfida. Quindi diventa una sfida col pubblico. Sì, poi viene subito abbattuto, proprio perché secondo me c'è questa umanità. La famosa quarta parete viene abbattuta, sì, dall'umanità del personaggio. Ma soprattutto le donne, io noto che le donne mi sono vicine, accanto. Cioè perché vengono dopo lo spettacolo, sì, e si, sì, vengono a complimentare. Sì, le donne per me sono. E invece poi è arrivata Giovanna d'Arco. È arrivata Giovanna d'Arco, che è stata per me una scoperta, perché il lavorare con poche parole, tutta una questione di fisicità, di energia, di trasmettere senza parola o con la poca parola, che acquisisce un peso straordinario in scena. E poi lavorare con altre cinque donne, con Aldo che ha formato questo gruppo, non facendo disparità, perché tra noi comunque c'è chi ha carriere infinite alle spalle, si è creato un bellissimo gruppo. Com'è regista Aldo, proprio un intramuscolo? Il regista è attento,
fin troppo, nel senso è molto, molto preciso. È molto preciso, molto esigente, però allo stesso tempo è affabile, nel senso ti mette a tuo agio. Gli faremo vedere la registrazione e vediamo se sarai scritturata per la prossima parte. Vediamo, vediamo. Se il prossimo spettacolo io dico arriva, la verità sempre. Arriva poi la scrittura, ecco. Va bene, allora adesso noi andiamo in pubblicità e poi concludiamo perché ci devi annunciare una bella novità. E quindi adesso pubblicità. E allora Alessandra, in un minuto ci racconti del prossimo spettacolo che avete ufficialmente presentato durante la messa in scena di Falsi Invalidi venerdì sera. E poi ti devo chiedere un regalo che devi fare a me, quindi raccontaci questo spettacolo. Sarà come professione Falsi Invalidi, un allargamento del trio per cui vedremo in scena altre persone, per ora non anticipiamo nulla. E debutteremo a Regalbuto, ma porteremo subito il nostro questo spettacolo nuovo a Caltanissetta. Avete già le date oppure ce lo... È fine aprile, ma non ricordo il giorno, per cui... Beh, poi intanto ce lo comunicherete. Esatto, quindi questo. E quindi è una commedia farsesca? Una commedia farsesca, si riderà per altre 2 ore e speriamo di non deludere mai il pubblico che viene a vederci, soprattutto per ridere. E poi hai fatto Giovanna d'Arco, e poi hai fatto Marcellina, e poi un giorno, a un certo punto, all'inizio pensaste a un personaggio che si chiama Belen, che è un personaggio in realtà cotto e mangiato, perché nasce così, dalla semplicità, che ha un dialetto gelese, sì. È una prostituta, però è una prostituta però anche lei con una grande umanità, perché poi gli fanno pena i clienti e non li fa pagare, sì. Insomma, che hai portato in giro per le piazze, soprattutto d'estate, che ha fatto ridere tanto e che ormai ti è rimasto come, diciamo, un marchio. Sì, perché il personaggio è nato dalla penna di Antonello Capodici, poi insieme abbiamo pensato a questo dialetto così sonoro. È un personaggio semplice, sì, probabilmente sì, sì. Nato da una risata di Antonello mentre faceva esatto. Altro. È una delle cose più belle di Belen, che a me fanno ridere moltissimo, alcuni ce l'hanno anche come suoneria nel telefonino, che sono alcuni tecnici sì. Della tua compagnia, perché dobbiamo rivelare le cose per quelle che sono, hanno questa piccola filastrocca che sì. Belen dice, ma al partner mentre stanno parlando, che vuol significare ci dobbiamo sbrigare. Tu ci fai questa, poi ci salutiamo. Esatto. E tu te ne vai a teatro a farti le tue prove, perché provi sempre rispetto a tutti gli spettacoli che hai. Quindi, quella è la tua camera. Lì. Ok, parti. Avacaru, arremenamoni, piccagira, squaglia, siratina, moggia, tu resto siamo gente camminata e puricino solo non mi so mai. O no? Questa cosa è divertentissima. Grazie Alessandra di essere stata con noi. E in bocca al lupo per tutto. Ti verremo a vedere quando ci inviti per Arrivani Mostri. Non vedo l'ora. E invece a tutti i nostri telespettatori rinnoviamo l'appuntamento con la prossima edizione di GTFN Weekend e vi auguriamo un buon fine settimana.